Ciao ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Bitpark. Andremo a testare gli stampi presi appunto dal sito. Vi illustro velocemente cosa ho scelto dal sito per quanto riguarda la tipologia resina. Ho scelto l'Angelina Film, questo qui è il codice, in questa bellissima colorazione. Per chi si fosse perso l'unboxing ve lo linko qui nella i di informazione. Questa è un'altra colorazione sempre di Angelina Film. E adesso andremo a sperimentarla con questi stampi qui. Questa è la prima tipologia di stampo che ho preso dal sito, questo è il codice, e sono appunto dei cuoricini, ed eccolo qua, ne ho presi appunto due, cioè sia la versione bombata e sia la versione un po' più spigolosa, e poi ovviamente in diverse dimensioni differenti. Quindi andremo a sperimentare con questo stampo. E poi ho preso anche questo graziosissimo set, questo è il codice, dove all'interno troverete appunto 5 stampi di questa forma carinissima, forma di fiorellino. Quindi adesso andiamo a sperimentare con la resina epossidica. Io ovviamente già ho miscelato la resina in questo bicchierino e sono pronta per andare a sperimentare. Rieccomi. Allora, l'idea è quella di realizzare appunto sia i cuoricini e sia appunto il fiorellino. Andiamo a testare questi stampi e quindi ho preso una piccola ampollina dove vado a versare un po' di resina per colorarla. Aspettate, l'appoggio qui, verso un pochettino ovviamente di resina in modo che posso colorarla. Allora, partiamo con questo cuoricino bombato e vado a realizzare un colore molto tenue con qualche pigmento, questo qui. Vado a utilizzare i pigmenti di Resin Pro, il Sahara, e aggiungo un pochettino di pigmento all'interno della resina. Vado a realizzare un colore molto trasparente, un pochettino glitterato, in modo che dopo posso utilizzare ovviamente anche l'Angelina Film. Ecco, vedete? È un rosa molto tenue, un po' trasparentino. Vado a versarlo ovviamente, come dicevo prima, in entrambi. Ok. Lascio giusto qualche 2-3 mm, non so se si nota qui, vedete, per fare poi ovviamente la parte retro. E adesso questi qui li lascio ad asciugare e procedo con le altre forme. Metto un goccino anche qui, questi cuoricini piccini, e vado a realizzare anche un paio di orecchini a perno. Adesso prendo un'altra ampollina e vado a realizzare il giallo, cioè il centrale appunto del fiorellino. Quindi prendo un'altra ampollina, verso un altro po' di resina all'interno, in questo caso ne aggiungo davvero poco poca. Vado ad utilizzare questo giallo qui, che è intenso. Ok, quindi lo prelevo qui direttamente dal tappino perché ce ne serve davvero poca, perché è bello intenso questo colore. E vado a versare questo colore nel centro dello stampino. Ok, in questo modo, vedete, ho realizzato appunto la parte centrale del fiorellino. A questo punto lascio ad asciugare. Rieccomi, sono trascorse appunto 12 ore e questi sono i risultati al momento. Le creazioni si sono tutte quante catalizzate. Per quanto riguarda i fiorellini, sono due stampi con il centrale con un giallo un po' più intenso e questo qui l'ho realizzato con un giallo un po' più trasparente. Per quanto riguarda invece i cuoricini, ho realizzato appunto questi due e poi il resto andrò a realizzare dei perni. Per quanto riguarda invece questi due cuori, dove ho appunto lasciato un po' di spazio nello stampo, andrò ad inserire l'Angelina Film e poi andrò a ricoprire con un altro piccolo strato di resina. Infatti già eccola qui pronta,
la resina già l'ho miscelata. Invece per quanto riguarda i fiorellini andrò a realizzare con le ampolline tanti colori differenti in modo da avere tantissimi fiorellini tutti colorati. Quindi procediamo. Rieccomi, ho realizzato questo bellissimo colore, adesso vado a realizzare appunto i fiorellini. Questa è l'angelina film, ho ritagliato dei piccoli triangolini ed eccoli qua, adesso vado ad inserirli all'interno. Rieccomi, tutte le creazioni si sono indurite, adesso vi mostro il risultato. Partiamo proprio con questi cuoricini, davvero molto belli. Wow, uno spettacolo! Pieno zeppo di glitter e di flakes. Questo ovviamente è il retro e questo è il davanti. Sicuramente andrò a realizzare un paio di orecchini. Questi sono i piccini. Anche questi stesso discorso con glitter e qualche flakes. Questo e l'altro sono molto lucidi e adesso vi mostro anche questi qui rosa. Questa è la versione diciamo bombata, vedete, ve li metto ed eccoli qua che ve li metto insieme. Questo è quello effetto bombato e questo invece è quello piatto. Sono entrambi molto carini, vi mostro anche quest'altro, molto carino anche questo, e poi questo qui con l'angelina film, questo è il risultato. Qui, se non erro, questa parte qui in alta è stata la resina che si è mangiato un po' lo stampo. Ragazzi, non so, succede anche a voi? Perché qui c'è proprio un pezzo di silicone dello stampo e non so come eliminarlo sinceramente. Davvero molto bello l'effetto. Andiamo a vedere se anche l'altro si è appiccicato. Sì, pure questo, faccio difficoltà, vedete? Non so se anche... vedete, si attacca proprio lo stampo. È la prima volta che mi succede una cosa del genere. Boh. Faccio... ok, qui mi sa che non se ne è venuto nulla. Ok, questo sì, un pochettino sì, qui in alto. Non so. Ditemi la vostra esperienza nei commenti, perché per me è la prima volta che succede una cosa del genere. Quindi non so se ho fatto qualcosa io di sbagliato o effettivamente, non so, fa troppo caldo, boh, non lo so. Le mie sono solo ipotesi. Questi sono i piccini. I piccini vengono fuori facilmente. Ok, molto carino anche questo. Questo qui anche molto carino. C'è una piccola bollicina qui nel lato. E vediamo questo qui. Ok, questo se ne viene fuori facilmente. Davvero bellissimo anche questo. E adesso vi mostro i fiorellini, vediamo se anche qui lo stampo fa, la resina più che altro fa questi scherzetti. Sì, un pochettino si è attaccata anche in questo punto, anche qui stesso discorso, non so se si nota, si è attaccato anche in questo punto. Ok, ecco il primo fiorellino grande, questo è venuto un po' troppo trasparentino. Mi sa che sul retro mi conviene fare una colata sottilissima per andare a intensificare il colore, perché così è troppo chiaro. Vi mostro anche gli altri. Stesso discorso, sembra quasi un celestino.
poi è diventato in questo colore. Ok, vediamo anche questo. Ok, alcuni fanno difficoltà mentre altri no, qui devo solo limarlo un pochino e c'è una bollicina qui nel lato. Ok, vediamo gli altri. Ok, questa è la versione rosa, un po' trasparentina anche questa. Andrò a fare, mi sa, lo stesso discorso sul retro. Ok, questo sembra tipo una sorta di ovetto. L'ovetto fritto qui un pochettino, cioè un pizzichino di giallo in più. Stesso discorso anche questo. Ok, andrò a fare sicuramente anche su questi uno strato sottilissimo sul retro per intensificare il colore. Stavo pensando che come anellino non è male. Ok, questo ci farà sicuramente un anello. E questo è l'ultimo. Niente, adesso vado, ovviamente non tutti, li vado a realizzare delle creazioni. Questo è il piccolo bottino. Rieccomi, questo è il risultato. Ho realizzato questo paio di orecchini con i cuori con l'angelina film e li ho montati appunto in questo modo. Sono davvero molto molto carini. Questi sono invece quelli arancio, ho aggiunto solo questa perlina carinissima in un arancio acceso. E poi ho realizzato l'anello con il fiorellino, questo qui grande, davvero carinissimo. Poi ho realizzato gli orecchini a perno, infatti sul retro c'è il perno con la farfallina, con questi fiorellini grandi, con il giallo intenso, in modo da fare la parure. E poi ho realizzato questi orecchini a perno, sempre con la farfallina sul retro, con i cuoricini. E poi un altro paio di orecchini, sempre con i cuoricini, questi sono quelli lì, lisci. E questo è appunto il risultato. Su questi qui, sul retro, ovviamente, per farli diventare... Aspettate che lo tolgo da... Ecco qua. Ho aggiunto un piccolo strato di resina bianca UV e poi ovviamente ho aggiunto anche il perno in acciaio. Sono davvero molto molto carini e leggeri. Queste sono tutte le creazioni appunto realizzate con gli stampi. Spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi tutorial. Ciao!